Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi esploreremo le sfumature della lingua russa, concentrando la nostra attenzione su due verbi che spesso confondono molti appassionati di questa lingua: smatrit e vidit. Sei mai pensato che entrambe significassero semplicemente guardare e vedere? Beh, preparati a un viaggio di scoperta. Entrambi i verbi hanno a che fare con la percezione visiva, ma vengono utilizzate in maniera diversa. Continua a guardare e scopriremo insieme queste differenze. E se sei nuovo, non dimenticare di iscriverti per non perdere altri approfondimenti sulla lingua russa. Iniziamo con il verbo vidit. Vidit si riferisce alla percezione visiva, quindi viene utilizzato quando qualcosa entra nel campo visivo di una persona senza uno sforzo consapevole per guardare. È simile al verbo italiano vedere. Poiché indica una percezione passiva, vidit può spesso indicare uno stato piuttosto che un'azione. Ad esempio si dice «Я вижу машину». Significa che la macchina è nel tuo campo visivo, anche se non stai necessariamente osservando con attenzione questa macchina. Quindi io vedo una macchina. Quando si utilizza vidit non si specifica necessariamente per quanto tempo o quanto chiaramente si vede qualcosa. Si tratta di una constatazione generale che qualcosa è visibile. Ad esempio, я вижу звезды, vedo le stelle, senza specificare quanti di tale stellare, ok? Solo il fatto che vedi le stelle. Oltre alla percezione visiva letterale, vidit può essere utilizzato anche in un contesto figurato per indicare la percezione di sensazioni o emozioni. Ad esempio, «Я вижу его грусть». Quindi si traduce come «Vedo la sua tristezza», suggerendo una percezione empatica o intuizione sulla condizione emotiva di qualcuno. Vedete spesso utilizzato nelle frasi negative per indicare l'incapacità di percepire qualcosa visivamente. Ad esempio, «Я не вижу его». Quindi «non lo vedo» si traduce come «Я не вижу его». «Его» si pronuncia con la lettera «в». Attenti. Mentre smatrit implica spesso un'azione che si svolge nel presente o nel futuro, vidit è più versatile il tempo temporale. Ad esempio si potrebbe dire «Я видел это вчера», che significa «ho visto questo ieri», indicando un'azione passata. Nella lingua russa molti verbi hanno forme che indicano le azioni è incompleta, quindi imperfetta, o completa e perfetta. Per vidit la forma imperfetta è vidit, vedere in generale, e la sua forma controparte perfetta è uvidit, per esempio, vedere una volta o iniziare a vedere, ad esempio, «Я увидела ее», quindi si traduce come «l'ho vista» o «iniziato a vederla». Questi ulteriori dettagli sul verbo vidit offrono una visione più complessa della sua gamma di utilizzo e delle sue sfumature nella lingua russa. Il secondo verbo di oggi è smatrit. Smatrit suggerisce un'azione volontaria e attiva di guardare o osservare. Ad esempio, quando guardi un film o un spettacolo, stai dedicando tempo ed energia per concentrarti su di esso. In questo contesto diresti «Я смотрю фильм», «Sto guardando film». Смотреть può anche riferirsi alla direzione in cui si guarda, per esempio «Смотреть на лево», quindi significa «guardare a sinistra», «Смотреть на лево». Spesso quando usiamo «смотреть» suggerisce che stai passando un certo periodo di tempo a guardare qualcosa. Guardare un film, un spettacolo o un paesaggio per un po' di tempo rientra in questa categoria di usare il verbo smatrit. Smatrit implica spesso una visione prolungata o continua. Ad esempio, «Я смотрю телевизор каждый день». Significa che guardo la televisione ogni giorno.
suggerisce una routine regolare. In alcuni contesti SmartRead può implicare un'osservazione più approfondita o una ricerca visiva, ad esempio SmartRead binocle, quindi significa guardare attraverso un binocolo, implicando una visione dettagliata o focalizzata su qualcosa in lontananza. In modo simile a vedere, in molte lingue SmartRead può essere usato in un senso figurato, per esempio SmartRead v budushe, che significa guardare al futuro praticamente, non in senso letterario, ma in termini di riflessione o previsioni. Come molti verbi russi, smatret ha una forma imperfetta e anche perfetta. Mentre smatret descrive un'azione in corso o ripetuta, la sua controparte perfetta, pasmatret, si riferisce a un'azione completa, per esempio «я посмотрела на часы». Quindi si traduce come «ho dato un'occhiata all'orologio», suggerendo un'azione breve e conclusa. In alcune frasi SmartRead può implicare uno scopo o una ragione per guardare. Ad esempio, «Я смотрю на карту, чтобы найти путь». Quindi significa «guardo la mappa per trovare la strada», dove c'è un chiaro motivo per guardare. Un ulteriore punto da considerare è la grammatica. SmartRead richiede spesso una preposizione per indicare oggetto dell'osservazione, per esempio SmartRead na, quindi guardare qualcosa, mentre vidit lo prendi direttamente senza una preposizione. Comunque per tutti e due i verbi si usa il caso accusativo SmartRead na mamu, vidit mamu. Ok, quindi in ogni caso è l'accusativo. In conclusione, mentre entrambi i verbi hanno a che fare con la percezione visiva, il contesto e intenzione dietro l'uso di ciascuno sono ciò che li distingue. Grazie per aver seguito questa analisi approfondita della sfumatura tra SmartRead e Vidit nella lingua russa. Come abbiamo scoperto, queste differenze possono fare davvero la differenza nelle comprensioni e nell'uso corretto del russo. Se hai trovato questo contenuto utile, ti invito a lasciare un like e a condividere questo video. Sarei anche curiosa di sapere quali sono le tue esperienze con questi due verbi, quindi sentiti libero di condividere le tue riflessioni nei commenti e la tua esperienza. E non dimenticare, se non sei ancora iscritto, iscriviti al canale per non perdere altri approfondimenti sulla lingua russa. Alla prossima, paka paka!